Aree di crisi oggi esamina il ruolo della Russia nella crisi medio orientale e lo facciamo con il nostro ospite, il professor Anton Giulio De Robertis, ordinario dell'Università di Bari e della Scuola di Relazioni Internazionali della Statale di San Pietroburgo. Professore, nell'ambito della crisi medio orientale che stiamo affrontando in questi anni, un attore è principale, è tra i principali, la Russia di Putin. Come valuta questa posizione della Russia di Putin nella crisi medio orientale? No, la valuto positivamente perché finalmente la Russia ha adottato una strategia militare efficace che ha prodotto dei risultati. A fronte dell'inefficacia di questa opposizione dichiarata delle forze occidentali all'ISIS, che fino al momento dell'ingresso in Russia aveva ottenuto risultati estremamente limitati, fatta eccezione per quei poveri curdi che peraltro adesso li si vuole anche escludere dalla delegazione che dovrebbe partecipare alle trattative sul nuovo sistema politico siriano, no? E questo è un fatto anche abbastanza, diciamo, illogico, considerando che le uniche formazioni militari che veramente avevano ottenuto risultati nei confronti dell'ISIS erano state proprio quelle curde. Quindi i più efficaci, dopo i russi, nel combattere l'ISIS, addirittura li si vorrebbe, o li si vuole addirittura, non dico ne vorrebbe perché mi pare che abbia avuto successo questa azione della Turchia volta ad escludere i turchi dal negoziato, insomma addirittura questi verrebbero esclusi dal negoziato pur essendo i più benemeriti almeno tra le forze occidentali nella lotta all'ISIS. Ma in effetti in questo conflitto emergono questi casi di opposizione all'avanzata dell'ISIS, però in linea generale sembra quasi che nessuno si voglia coinvolgere pesantemente per risolvere il problema. Come mai? Dunque, lì ci sono due elementi. Uno sicuramente è il fatto che mettere i cosiddetti boots on the ground, cioè gli stivali sul terreno, comporta per quei governi che riterressero di impegnare le loro forze militari in una operazione di questo genere, intanto dei costi di carattere proprio finanziario, economico, dei costi politici, perché questo assai difficilmente sarebbe approvato dalle loro opinioni pubbliche, e quindi si capisce che ci sia ritrosia a impegnarsi su questo terreno, su questa strada. E dall'altro lato c'è da dire che, come ho detto in alcune occasioni, in altre interviste che mi è capitato di rilasciare, l'ISIS sono un po' figli nostri, dove quando dico nostri mi riferisco a noi occidentali, perché io mi ricordo ancora, per esempio, quelle riunioni di amici della Siria che abbiamo tenuto a Roma in più di un'occasione, a cui hanno partecipato tutti gli oppositori al regime di Assad, che in quanto tali venivano, come dire, benedetti come democratici, e tra i quali c'erano forze che adesso invece si sono schierate con l'ISIS. Questo è incontestabile, insomma. Ecco, allora voglio dire, molto probabilmente alcune cancellerie o alcune agenzie, chiamiamole così, di governi, possono aver ritenuto che l'ISIS potesse essere un utile strumento per dare un'efficace spallata al regime di Assad, e quindi, nonostante, come dire, la impresentabilità di questo, non voglio dire alleato, ma insomma di questo collaboratore, bene o male forse ne hanno favorito l'ascesa e il consolidamento, anche in vista di un risultato a cui aspiravano e che evidentemente poi è fallito proprio a causa dell'intervento della Russia, la quale ha richiamato tutti, direi, a chiamare le cose col loro nome. Cioè l'ISIS era una formazione, una realtà assolutamente inaccettabile, criminale sul piano del diritto internazionale, e come tale andava combattuta. Lo ha fatto con determinazione la Russia, e gli altri non hanno potuto schierarsi a difesa di qualcosa che era assolutamente indifendibile. Beh, quindi l'intervento della Russia ha stimolato o messo in evidenza una carenza della politica estera
dei componenti più importanti della politica internazionale. Sì. Parliamo anche della io, politica io, di Obama. Io sarei ancora più preciso dicendo la politica di sicurezza di questi diciamo partecipi della politica internazionale, di questi protagonisti della politica internazionale, quali possono essere appunto i governi, molti dei governi occidentali, insomma. Il tema del Medio Oriente come può essere collegato nella politica estera di Putin con il problema dell'Ucraina? Ma senta, il problema dell'Ucraina è che dunque, intanto bisogna, diciamo che sull'Ucraina ci sarebbero da fare tutta una serie di distinguo che in prevalenza la stampa e i mezzi di informazione occidentali non fanno e che magari fare adesso ci porterebbe molto lontano. Però c'è da dire indubbiamente una cosa, che questo stato semicriminale che aggredisce un paese inerme come l'Ucraina, poi all'improvviso è l'unica forza militare veramente disponibile a ridurre alla ragione questi pazzi dell'ISIS che altri avevano consentito di crescere e di imperversare fino a quel momento, insomma. Quindi direi che il valore dell'azione della Russia in Medio Oriente andrebbe considerato anche in relazione alla questione ucraina, dove forse si sono, come dire, usati dei termini di condanna, a mio avviso, un po' frettolosi, perché la crisi ucraina non comincia, come normalmente si racconta sui media occidentali, con l'aggressione, tra virgolette, della Russia all'Ucraina. Comincia con quell'operazione di pesante destabilizzazione che è stata fatta a Piazza Maidan qualche mese prima, con le conseguenze che tutti sappiamo, insomma. Quale può essere una previsione a medio termine dell'intervento russo nel Mediterraneo? Ma nel Mediterraneo il discorso è ancora diverso, perché naturalmente la Russia ha fatto capire chiaramente che quella base che ha a Tartus e che in un certo senso ha allargato fino alla Latakia è un punto di riferimento strategico importante ed irrinunciabile. Cioè, a mio avviso, ma questa è una cosa che affermavo ai tempi in cui il regime di Assad era veramente in crisi e sembrava che stesse per collassare, io ritenevo che i russi comunque non avrebbero mai consentito che la fascia costiera della Siria, peraltro abitata da popolazioni dello stesso credo settario islamico di Assad, no? Degli Assad, non avrebbe mai consentito, secondo me, la Russia che quella fascia costiera della Siria passasse in altre mani, per ovvi motivi, perché per la Russia avere un piede nel Mediterraneo è essenziale, è irrinunciabile. Esiste un Islam politico, un Islam moderato? Ma secondo me un Islam moderato esiste, ed è per esempio l'Islam del re del Marocco, l'Islam anche tunisino in definitiva. Il problema è che purtroppo l'inseminazione del credo islamico anche nei nostri paesi occidentali, appunto tra le popolazioni immigrate che sono di religione islamica, non viene sostenuta e ispirata da queste realtà, chiamiamole moderate, ma viene invece ispirata da realtà ben lontane dalla moderazione, le quali tra l'altro al loro interno finiscono per sostenere le frange ancora più estreme del loro sistema già abbastanza spostato in avanti rispetto a quella che potremmo chiamare una tolleranza e una convivenza pacifica, e che tra l'altro appunto diffondono poi in queste scuole coraniche un'impostazione così visceralmente risentita nei confronti dell'Occidente che poi appunto abbiamo i foreign fighters alla fine. E qui il problema è che forse bisognerebbe arrivare a dei chiarimenti piuttosto netti e chiari fra l'Occidente, io continuo ad usare sempre il termine Occidente perché poi alla fine le scelte di politica estera americana vengono largamente condivise e seguite dagli altri paesi dell'Alleanza Atlantica. Ha un chiarimento tra l'Occidente e questi stati islamici che noi abbiamo tenuto come alleati finora,
e che mi sembra poi non si siano comportati sempre da alleati nei nostri confronti. Ecco, questo mi sembra che potrei essere più esplicito, ma direi che già così è abbastanza chiaro, e mi riferisco evidentemente al Qatar e alla, in particolare, e all'Arabia Saudita. Professore, la ringraziamo per essere stato con noi e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per una nuova analisi. E la prossima settimana affronteremo ancora più approfonditamente la crisi siriana e le conseguenze sul continente europeo. Alla prossima settimana.